Ragazzi, welcome back. Si sta cominciando una nuova blind run e per me, per tante ragioni, sarà praticamente l'ultima per un periodo veramente lungo. Durante il New Game Plus di Sekiro, no? Durante l'Anima della Scoperta 5 Plus, che sarà un progetto molto importante che vi posso già anticipare sarà tanto simile all'Anima Oscura 1, ne riparleremo. E durante la registrazione dello stesso Hollow Knight per lo Spirito dei Souls, anch'esso 5, entreremo a pieno regime in SNM 3.0, che è un periodo di full immersion nel quale l'evoluzione del canale e i contenuti si concentreranno tanto, ma tanto, su effigi e tutto ciò che comporta il futuro per il quale mi sono preparato fino ad oggi. Quindi per me l'esperienza di vivere con voi questo titolo che mi è stato consigliato da anni, ma che io stesso avevo adocchiato con amore e interesse per quello che aveva portato sul mercato e attraverso il suo percorso di sviluppo e riconoscimento, perché è un indie molto speciale, ma non siamo qua a parlare di lui perché per me è effettivamente un'opera di cui non so nulla. Avete visto un disclaimer all'inizio, siamo nell'XBM e è più che altro un sentito dire, una sensazione, diciamo, da occhio critico che ho avuto durante le mie occhiate, no? Quando se ne parlava e si vedeva qualche screenshot o piccolo gameplay, perché chiaramente non dovrebbe far parte dello spirito dei Souls. L'ho messo qui perché? Perché ci sta nell'insieme, diciamo, a quell'anima, ma non è un Souls-like, non è un Souls-like. Ho messo le mani avanti perché, non avendolo giocato, alla fine della partita potrei dire beh no, in effetti potrebbe inserirsi in tale categoria, ma tecnicamente quello che io ritengo essere Hollow Knight è un Metroidvania con qualche forse introduzione e sollecitazione da parte di quello che sono stati i Souls all'interno dell'industria. Sta per cominciare una nuova blind run. Lo spirito dei Souls è sempre stato molto speciale per me, perché si parte qua, quando il titolo neanche è stato mai fatto partire, dall'XBM fino alla fine. Abbiamo un titolo completo di tutti i DLC, di tutte le espansioni, tra l'altro gratuite che ha avuto, sono stati oltre che dei signori, e perdonatemi se vi sto tenendo in sospeso, ma permettetemi di essere un'ultima volta romantico. Questo è qualcosa che potrebbe stordire chi non conosce il mio lavoro, chi non mi segue da anni, quindi perdonatemi l'imbarazzo, ma ho bisogno, ho sincero bisogno di respiro, di vivere Hollow Knight con una calma veramente da nirvana. Visto che volevo fare citazioni di Sekiro, ma non volevo fare spoiler, quindi mettiamo il nirvana buddista, ok? Andiamo a vivere un'esperienza che non so ancora come sarà. Però sì, ci sarà sicuramente tecnica, non vedo l'ora di affrontare delle sfide, so che non è un titolo facile, ok? Ne ho sentito parlare. Però voglio prendermela con il cuore, oh, e non solo con la mente. Andiamo. Hollow Knight. Quella è una corona. E il titolo è Un Cavaliere Vuoto. Void Heart Edition, che è l'edizione finale, presumo, appunto. Void Heart è cuore vacuo. Allora, non andrò nell'opzione Trophies, negli extra si trova uno stile di menu e dettagli dei contenuti extra, meglio non aprirli, potrebbero esserci informazioni che poi potrei tradurre durante il gioco come spoiler, meglio di no. Però ci sono... Beh, probabilmente questi erano menu presenti durante le varie patch, perché Void Heart è l'ultima uscita, ok. Però andiamo un attimo a vedere qui. Game.
Ok, per fortuna, ero pronto a dover resettare buona parte dell'episodio tornando all'XBM, perché mi è stato consigliato da tanti di giocarlo in inglese, ragazzi, da tanti, perché a quanto ho capito non ci sono leggerezze di traduzione, ma la localizzazione probabilmente è stata difficile e quello che ha causato è alcune perdite di giochi di parole o probabilmente di doppi sensi, mettiamola così. Non so a cosa si riferiscano tutti, ovviamente per fortuna nessuno mi ha detto nulla, però contemporaneamente sono consapevole di un'altra verità. Per tutti è molto meglio io lo giochi in italiano, perché da parte mia sarebbe disturbante dovermi fermare ogni volta a tradurre e contemporaneamente penso inficerebbe non soltanto il contenuto, ma anche la mia esperienza nell'avventura, perché mi spezzerebbe molto. Non tanto l'interazione, ma l'immedesimazione con quello che è il percorso. Io mi dispiaccio un po'. Sicuramente, se il titolo mi piacerà, andrò ad approfondire questi dettagli e magari ne parleremo nel classico finale. Perché in Pureia 2.0, invece, no? L'evoluzione del canale ha portato a dei finali e a delle serie che non sono soltanto un giochiamo a Hollow Knight, ma giochiamo Hollow Knight, ok? E chiudiamo l'esperienza in un certo modo. Oh, meraviglioso. Però puliamo lo schermo il più possibile, anche se se lo meritano. Ok, audio. Va bene? Quindi non ci sono voci? Non c'è doppiaggio? Ok. Controller, immagino potrò interagire. Edizione cuore di vuoto. Ok. E forse le espansioni sono quelle sopra la versione 1.433. Ok, ragazzi, siete pronti? Team Cherry, grazie. Andiamo. La musica mi sta già molto, molto colpendo, ma io ho un soft spot per certe melodie, quindi. Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, poiché nessun poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti. Hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno s'erano dipinti. Estratto dalle leggi di Nido Sacro, di Monomon l'erudita. È un bozzolo? Era qualcosa di prima sopito che si è risvegliato? Oh. Ci sono animazioni. Quanto gameplay questa sensazione, quanto rudimentale. Saltino, gioca. Quindi immagino che ci si getti subito. Wow. È bellissimo. Ha una risoluzione. Anche il D-pad si può usare per giocare. Il salto, più lo premi, più sale. E noi siamo armati di una spada. Quelle sono le vite? La vita va a colpi? È così old school? Questo è un nemico? Sì.
E dimmi, Hollow Knight, hai la classica meccanica, ha delle spine sulla schiena. Ha delle spine sulla schiena, non avrà quella meccanica. Ok. Ci sono dei drop. I cadaveri restano in game. 4 di questi grumi. Non mi sto stupendo di non poter fare wall jump o nulla perché è chiaramente Metroidvania. Mi ricordo che molti anni fa vedi un trailer, ma non ho visto i trailer delle espansioni, né so nulla, io non so. È una delle blind più blind che abbia mai fatto, perché di Hollow Knight non so veramente nulla. Però so che si ottengono abilità parecchio importanti, no? Ho visto nei trailer che lui scattava, nel trailer che scattava qua e là, quindi. Ma non credo esistano danni da caduta, no? Ah, ok, perché sapete, c'è sempre questa. Oh. C'è sempre questa trappola quando si esplorano queste mappe per me, no? Penso di andare in un percorso secondario perché c'è una strada, mentre in realtà quella strada probabilmente è un vicolo cieco. Io sto andando nel percorso corretto. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. La vostra grande forza vi contraddistingue. Concentrate le vostre anime e compierete gesta che altri sognano soltanto. Rigenera le anime colpendo i nemici. Quando avrai raccolto abbastanza anime, tieni premuto cerchio per concentrarle e curarti. Si può fare in combat. Quindi quella lì è una cosa che riguarda la cura, ma che succede se si viene cappata? C'è un limite quindi che puoi poi non massimizzare oltre quel punto? Quindi sono solo cure o succede qualcosa quando lo cappi? Sono tutti dolcissimi! Sangue. Ok, non credo che quelle spine diano insta death. Probabilmente toglieranno un HP. Ragazzi, è. Cioè, mi vienerebbe da pensare che è stato migliorato grazie ai soldi del successo, ma mi sembra che non sia stato così. Cioè, è proprio di una bellezza incredibile. Non possiamo neanche schivare per ora, mi sembra. È responsivo in maniera meravigliosa. Queste larve mi hanno donato degli HP extra. Ragazzi, ma. Mi aspettavo una cosa molto più. Vi ricordate Dark Mouse? Non mi aspettavo una cosa così semplice. Però. È un insta death. Ci ha tolto un HP e ci ha riportato al checkpoint. Quindi quello è un checkpoint. Un tutorial checkpoint. Attenzione, eh. Ok, queste non danneggiano, ma ce ne sono alcune animate che dovremo imparare a riconoscere. Ragazzi, qui bisogna resistere dal giocare veloci. Ti fa venire un istinto di perfezionismo e di movimento pulito che. Ok, sono.
Ok, le ho riconosciute. Ti danno anche tutto il tempo. Sono tante però. Sono tre. Immagino che se le colpisco da destra era meglio, vero? Il salto non ci si arriva fino alla... Anche se salta molto in alto, quindi dovrei fare un test su un corridoio più ampio. Oh. Ecco, tipo qua. Non c'è la corsa. Ecco, se io mi curo... Se io provo a tenere premuto cerchio. Mi ha permesso di consumare l'energia, ma non ha aggiunto uno scudo intorno agli HP, quindi è solo uno spreco. Ti permette di sprecare la risorsa? Ok, danni da caduta non ci sono. Questo è il massimo che fa il salto. Che è più di quello. Ad occhio è più di quello che potrei fare qui. Ok. Oltre questo punto entrerete nelle terre del re e creatore. Oltrepassate questa soglia e rispettate le nostre leggi. Siate testimoni dell'ultima e unica civiltà, il reame eterno, nido sacro. E per rispettare le regole stiamo facendo questo? Noi siamo chiaramente esterni. Estranei. Opla. Wow. È gigantesco. Guardate il background. Sono costruzioni gigantesche. O noi siamo molto piccoli, o questa era una specie di gigante. Però no, perché le costruzioni su cui ci muoviamo sono la nostra dimensione. È che l'ambiente è macroscopico. Forse perché noi siamo insetti. La civiltà è di insetti, ma il mondo non è di insetti. Boss. Questo titolo è molto diverso da come me lo aspettavo. Io mi aspettavo una boss fight, mi aspettavo un arcade challenge, Metroidvania, cattivo, veloce. No? Indie. Capite cosa intendo? Capite cosa intendo? La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Gerontias. Gerontias, vedremo. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Un tempo esisteva un grande reame sotto la nostra città. Ormai da tanto che è caduto in rovina, ma continua ad attirare gli avventurieri. Ricchezza, gloria, conoscenza. Quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Di sicuro anche tu insegui i tuoi sogni laggiù. Beh, fai molta attenzione. L'aria laggiù è malsana. Le creature impazziscono e i viandanti vengono privati dei loro ricordi. Forse i sogni non sono più questa gran cosa, dopo tutto. E se noi fossimo già uno di quei viandanti? Checkpoint anche questo. Le panchine. Ico. Delle mappe? Certo, ovviamente. Ah, puoi. Ok, però non puoi muovere la telecamera, ok. Oh! Oh cavolo. Non pensavo che ci fosse. Ho visto la luce sotto, ma pensavo di dover fare il classico giù X o giù A, no? E invece no. Ah, però puoi salire.
Sono uova. Una porta di pietra con una serratura semplice. Ok. Geniale. Scusate, questa è una roba molto da gamer, ma saltare non aumenta la tua velocità orizzontale. Questo permette di avere un gameplay più pulito e meno isterico quando si vuole essere efficienti. Sentieri dimenticati. E questi sono gli avventurieri? Non credo. Cioè, sicuro. Forse lui sì. Ora devo concentrarmi a guardare lo schermo per capire se è colpire che carica le cure. Che è molto facile curarsi, è molto immediato, ottieni tanta energia con poco. Posso leggere? No. Ok, è a schermate. Stiamo andando ora verso est. Oh, mamma mia. Entra. È tutto così bello da vedere. Ah, era un... Salve! È un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati. Sei piccolo, ma hai l'aria di essere forte. Io sono Quirrell. Il nome appare dopo che tu... Ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Questo antico reame cela molti misteri affascinanti e uno dei più intriganti è proprio davanti a noi. Un grande uovo di pietra situato nelle rovine di un antico reame. Ah, è uno. Ah, è quello che si è acceso nell'introduzione. E quest'uovo è caldo? Sembra essere qualcosa di unico nel suo genere. Si può aprire. Ci sono degli strani simboli sopra. Adoro i misteri. Chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi. Nami nobis. Questo mondo si è rianimato. La terra trema e le creature si agitano. L'aria è pesante. Mi domando quale sia la causa. Bamato, giuro. Quel vecchio culo non ti basterà per sopravvivere in queste rovine, ma non c'è problema. Basta solo guardarsi intorno. In tanti sono venuti qui, e la maggior parte è andata incontro a un triste destino. Molti erano meglio equipaggiati di noi due. Sono sicuro che non gli dispiacerebbe se un altro esploratore li liberasse dai loro strumenti. Sarebbe un gesto di gentilezza. I morti non dovrebbero portare tali fardelli. Bamato, giuro. Sei già stato nella città lì sopra? Un posto piccolo e cupo. E quali meraviglie sono nascoste al di sotto! Immagino sia per questo che sono tutti scesi qua giù. Chi potrebbe resistere a tali possibilità? Proprio una meraviglia. Quindi abbiamo scoperto che i personaggi hanno numerosi dialoghi. Dobbiamo tornare dall'anziano. Sì. Ok. L'effetto di parallasse per creare tridimensionalità è fatto da Dio. È fatto da Dio. Allora, vediamo un po' se per caso c'è un vicolo cieco qui. No, ok. Oh! Quindi questi mostriciattoli respawnano e un colpo ti permette di ripristinare energia, anche se poca. Sei già stato al tempio. Ho sentito dire che è uno strano edificio, anche se io non ho mai osato andarci. I più coraggiosi tra noi ci andavano a pregare una volta. Dicevano di sentirsi in pace tra quelle mura. Dopo un po' hanno smesso di andarci. Mi chiedo cosa sia cambiato. In molti sono venuti fin qui sperando che il reame potesse soddisfare i loro desideri. Il suo nome un tempo era Nido Sacro. Si diceva fosse il più grande reame mai esistito, pieno di tesori e di segreti.
ora non è altro che una tomba benefica infestata da mostri e preda della follia. Immagino che alla fine tutto svanisca. Akala. Sei stanco e affaticato, anche se quella panchina di ferro posso assicurarti che è molto confortevole. Non esiste un posto migliore per raccogliere i propri pensieri prima di partire. E poi mi fa piacere un po' di compagnia, anche se tu non hai l'aria di essere un chiacchierone. Akala. Entro. Quindi devo comprare la host, giusto? Ah, wall jump, amico mio. Poi potrebbe non esserci, però mi pare di averlo visto. Mi ricordo qualcosa. Quindi abbiamo 6 occhi, un ciclope e 4, a meno che non siano tatuaggi. Sono insetti? Boss? Guardiani? Con una chiave? Un'impronta energetica? Belle animazioni. Quindi si potrebbero evitare i nemici. A che pro? Fretta? Si tornerà qua? Level design per arricchire un po' la scelta del giocatore? D'altronde non danno punti esperienza, quindi. Una tavola da... Allora, io non posso difendermi. E ho liberato un vermino. Mi sono un po' incastrato, eh. Sono proprio incastrato. Per quale motivo intrappolare un bruco? Voleva mangiarselo? E quelle sono le sue armi? Corni di insetti più grandi? Se fossimo in un gioco 3D, ragazzi, non saremmo mai arrivati qui. Mi sarei fermato a guardare così tante cose in 3D? Girando la telecamera. Mi raccomando, i miei occhi vibrano. Io guardo tutto. Quello che riesco. Magari mi perdo cose. Però voi... Mi raccomando, fatelo con me. Ora sto cercando di guardare tutto l'est. A meno che questo non sia un vicolo cieco. Non è un vicolo cieco? Potrebbe essere un vicolo cieco. Magari è una stanza interna, conoscendo i Metroidvania un pochino. Questo potrebbe essere un vicolo... Quanto vorrei una schivata. In cui poter trovare... Ah, sopra e sotto si può guardare, non destra e sinistra, ok. No, non è chiaramente un vicolo cieco, ok. Oh no! Oh sì! Avevo il dubbio, infatti, che si potesse entrare, no? Perché la costruzione ti fa intuire che non sia un burrone. Questa è una vasca? No, una carrozza, un carro. Da miniera, no? Gli insetti usati come... È tutto così diverso, originale, è tutto così... Il rumore dei cristalli, il modo in cui... Illuminano. Sì, illuminano.
Mila. Oh, sotterra mia madre, senza sangue nelle vene. Sotterra mio padre, con gli occhi chiusi bene. Sotterra le sorelle, insieme a tre. E quando avrai finito, sotterra pure me. La conosci anche tu? È una delle mie preferite. Possiamo cantare qualcos'altro se vuoi. Inizia tu e io ti seguirò. Scommetto che hai una splendida voce. Allora, dimmi, che ci fai qui? Se sei venuto per diventare ricco, devi solo guardarti intorno a queste miniere stracolme. Sono stracolme di ricchezze, ce n'è abbastanza per tutti. Prendi un piccone e fa come me. Non è infinito. Io non l'avrei mai colpito, eh? Mi son fidato del nostro insettino. Ok, queste cose si rompono for the sake of it, ok? Ok. Quindi non è una... Non crolla per colpa mia. Bisogna essere un po' più grassi. Ok. Tu ne sai qualcosa? Sotterra il cavaliere con l'aculeo spezzato. Beh, il mini boss di prima non posso sicuramente trascinarmelo dietro. Presumo. L'aculeo spezzato. Quelli sono aculei. Sono aculei di qualcosa di molto grosso. Spero che il negozio di mappe apra presto. Ok, vediamo un po' tornando verso ovest. Lo sapevo. Ok, queste indicazioni sono per qualcosa. Dovrei poterle riconoscere in futuro per raggiungere certe... Abbiamo quelli che corrono, quelli che saltano e quelli che caricano. Quasi mi dispiace ucciderli. Ehi! Pensavo che caricassi molto di più. È vero che questo luogo è completamente vuoto. C'è solo marcescenza, però è marcescenza... È pulita, non c'è veramente del marcio, è solo... vacuo, sì. Questi nemici non dovrei ucciderli, non lasciano... No, lascia... Devo controllare se lasciano monete. Perché se respawnano,
Ah, ok, si può farmare denaro, ok. Questo è il doppio salto più esplicito che abbia mai visto. No! Si emoziona tutto! Non ci posso credere. Aia, ho sbagliato lato. Chissà che serve il denaro poi. Mi sembra quasi di correre troppo, ma non credo. È un gioco comunque, no? Veloce, e io mi sto godendo ogni istante, però c'è un lato di me. E si morde le mani, perché è curioso. Vedete, queste conchiglie, in realtà no, hanno un nome specifico. Ah! Quelli mi ricordano tantissimo i mostri ciattoli di Super Mario. Hanno un nome, hanno un nome. Questi sono carrucole. Scendiamo. Andiamo in fondo. Vediamo un po' loro. Non sembrano neanche ostili. Droppano qualcosa? Solo monete. Ok, qua si continua a scendere. Ragazzi, la mappa è grossa. È proprio grossa. Io sto cercando di fare un cerchio. Quindi per ora devo riuscire ad arrivare più a est, più a ovest possibile. Ok. Capite qual è la mia mappa mentale? La via del pellegrino. Viaggiatori di Nido Sacro, attraversate le lande verdeggianti e i boschi di funghi fino alla città, nel cuore di questo reame. Laggiù, tutti i desideri verranno esauditi, tutte le verità rivelate. Le gocce fanno male? No. Ok. Strumenti, vero? Proviamo a salire. Siamo arrivati in cima. Quindi a questo punto, prima di andare a ovest, andiamo ad est. Che posto era? Cosa trasportavano? Wow. Visto? Ha funzionato. Ha funzionato. Ok, la mia idea di esplorazione mi ha portato a un risultato per capire la mappa. Ora ci manca ovest e sud. Chiamiamo... Queste sono case. Ok. Questo è quello che abbiamo salvato e lui ci ha premiato perché lo abbiamo salvato. Ok.
Ok, quanto mi ricorda la tana di Donkey Kong? Danni da caduta? Non riesco... Non ci ho fatto caso, ma penso di no. Questo? Questo peso? Oh, ma sono tutti bellissimi! Ah, no, sono fogli, non corn. Oh, oh, salve a te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine? Non badare a me. Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Tu ed io siamo estremamente fortunati, sai? Io faccio il cartografo di mestiere e ho appena completato la cartografia di quest'area. Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? Ma certamente. Choco Lekerektis. Choco Lekerektis. Una mappa può essere utile, ma da sola non servirà a mostrarti dove ti trovi. Se non hai buon senso dell'orientamento, ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie Iselda. Ha appena inaugurato il nostro nuovo negozio di cartografia a Pulveria, pieno zeppo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te. Di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe. Vado spesso a trovarla dopo aver disegnato la mappa di una nuova area. È sempre felicissima di vedermi. Oh, a proposito, non mi sono presentato, ti chiedo scusa. Quando passi tanto tempo solo con i tuoi pensieri, rischi di dimenticarti le finezze della conversazione. Mi chiamo Cornifer e ho sempre amato esplorare il mondo. Appena uscito dall'uovo sono partito in cerca di avventure, lasciandomi dietro i miei fratelli, le mie sorelle e la mia povera madre. Ecco perché appena ho potuto mi sono trasferito insieme a mia moglie a Pulveria, un immenso, sconfinato reame da esplorare, proprio davanti a noi. Impossibile da resistere, non credi? Comunque, ti lascio ritornare al tuo viaggio, con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Sii prudente. Chocolate, che rectis. Ho cercato di renderla il più completa possibile, ma le mappe sono sempre in corso d'opera. Se vuoi completarla tu stesso, puoi acquistare tutto necessario per la... Ah, ah. Ok. Chocolate, che rectis. Carino. Ottimo. Molto ottimo. Vedo parecchie cose qui. Ok, non mi servi... Per ora non mi servirebbe neanche la bussola, ma... No, la apre davanti a sé. Ah, ok, è solo background? No. Pericoloso. Molto pericoloso. Aia! Piccolo. Quindi, ora, se noi volessimo fare un giro prima di... Questa mi sembra tanto roba da... A meno che... Ehi, perché? Tanto che ci frega. Il danno mi permette di fare un altro salto? No. No, perché se lo faccio senza asse orizzontale. Ah no, lo fa comunque in diagonale. Secondo me. S-
Se fosse un po' più in alto, il colpo ci porterebbe su. Però non è quello che si dovrebbe fare. Quindi, per ora, here comes the money. Ok. La domanda è: la mappa è incompleta perché noi non abbiamo trovato quelle aree, no? Oh. Allora facevo bene a colpire. Cosa? Dovrebbe essere... Oh merda. Ho fatto lo sciocco prima, con i test. Sono stato un po' sciocco. Quello shortcut segreto è per tagliare questa sfida, questa trappola. La mappa mi segna aree che io non ho toccato, quindi... dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutarla per ora. Prima di avere la bussola, perlomeno. Ok. Perché mi segna quasi come se ci fosse un'apertura dove abbiamo trovato il vermino, dove credo che abbiamo trovato il vermino. Qui non possiamo andare. Ok, non si resetta la sfida. Qui abbiamo HP gratis, altri insetti, aree per wall jump. Insetti molto duri e molto affamati. Perdersi e poi ritrovarsi è meraviglioso, diceva. È vero. Davvero? Un vicolo cieco così? Mi puzza. Non respira anche sui fianchi.
Non potrò prenderle proprio tutte, eh? E spingimele, no? Ok, lì non c'è nient'altro, immagino. Mi sembra fatto proprio apposta per essere il trappolozzo. Io quelle segnaletiche le ho viste, eh? Anche prima. Vediamo un po' se ci capiamo qualcosa. Potrebbe essere dove non sono andato prima? Vediamo un po'. Questo sembra un posto al chiuso. Una panchina. Una macchinetta con il simbolo di un coleottero. Inserire Geo? L'ultimo coleottero. Salve, piccoletto. È passata un'eternità dall'ultima volta che ho sentito suonare quella campanella. Ha risuonato lungo i tunnel e mi ha chiamato qui. Con gli anni sono diventato vecchio e stanco e ho dimenticato molte cose, ma il suono di quella campanella riesce sempre a farmi tornare. Questi tunnel si estendono nelle profondità di Niso Sacro. Se vuoi percorrerli, chiamami dalla piattaforma. Ti porterò dove vorrai. Ok. Shortcut. Il marchingegno si è mosso. Oh. Oh. E questa è casa tua, eh? Non avrei mai immaginato di assistere a un simile evento. La stazione dei coleotteri è aperta. Perfino ai miei tempi quell'edificio era chiuso silenzioso. Oh, ho sentito delle storie su quei tunnel gloriosi. Attraversavano tutto il reame. Non credo che io abbia intenzione di usarli. Non che io abbia. Sono abbastanza soddisfatto di dove mi trovo. Una giovane coppia si è da poco trasferita nei pressi della stazione. Hanno aperto un negozio di strumenti per la cartografia. Un avventuriero come te potrebbe trovarci cose interessanti. La moglie è molto alta, così ho consigliato loro di comprare una casa più grande. Anche perché tanto sono tutte vuote. Ma loro preferivano quella. Il modo in cui lei si abbassa per poter entrare dalla porta, però... Oh, io non potrei sopportarlo. Akala, entro. Che bello. C'è molta poesia in Hollow Knight. Oh! Papanara. Ma sorpresa, Iselda è sceso lì sotto. Ogni tanto fa ritorno per darmi nuove mappe da vendere, ma io vorrei che passasse più tempo qui. Il commercio non mi interessa granché. Ma ora, vediamo cosa posso venderti. Ok, boys. Fortemente consigliata! Incavi necessari? Se hai difficoltà a trovare la strada nei labirinti che rovini sotto di noi, prova questo amuleto. Indicherà la tua posizione sulla mappa. Estremamente utile per potersi orientare in luoghi sconosciuti. Indispensabile per poter raggiungere alla tua mappa le nuove aree che esplori. È essenziale per chiunque voglia dedicarsi seriamente alla cartografia. Queste puntine indicheranno sulla mappa le panchine e i luoghi di riposo. Utili se sei stanco e hai bisogno di un posto dove sederti. Hai visto quei magnifici bozzoli blu? Ho creato queste puntine per poterli segnare sulla mappa. Quei bozzoli sono belli, ma anche molto fragili. Per favore, sta attento a non distruggerli. Non credo che li abbiamo visti. Salvo che non siano quelli che ci hanno dato l'energia per gli HP. Usa queste puntine per segnare sulla mappa le posizioni dei mercanti o di altri insetti interessanti che incontri durante i tuoi viaggi. Di tanto in tanto vai a fargli visita per vedere come stanno. Di sicuro ne saranno felici. Stazione dei coleotteri. Dovevano essere luoghi molto animati quando i coleotteri li percorrevano ancora. Sorgenti calde. Hmm.
Ah, queste sono per me. Credo. Boss e luoghi interessanti. Equipaggia un amuleto per attivare i suoi potenti benefici. C'è un menu amuleti, ok. Papanara. Ragazzi, lo sapete, no? È stato un episodio iniziale perfetto. Santo cielo! Alla prossima.